iniziamo traslitterando il titolo dell'opera da cui è tratto il versetto numero 4 del foglio che vi ho mandato lunedì, mi pare. C'è qualche anima pia che vuole... E il titolo è Shri... Vijnana. Bhairava. E Tantram. Ecco, faccio notare se ce ne fosse bisogno che qui c'è il distacco dalla riga di sopra e anche qui c'è il distacco dalla riga di sopra. Questo invece è un nesso consonantico che è dato da N più T più R. Sarebbe N più T più R. Più il repa. Allora, la N, vedete, questa N qui fa così. La T fa così. E la irrepa fa così. E questo è il nesso consonantico intra. Il nesso di mantra, tantra, vabbè, insomma. Vedete? Qui si appoggia sulla A. Però la N si appoggia sulla T, la T si appoggia sul repa, il repa si appoggia naturalmente sulla A e questo è il nesso consonantico, che è questo, tantram. Tantram è neutro, quindi il nominativo ha come esito am. Parola che finisce in A, neutro. Singolare, nominativo, tantram. Se non mi dite nulla, io cancello. O devo aspettare? No, no, per me va bene. Maria Carmela? Cancella, Purna. Io ho... Cristiana? Purna, io interverrò pochissimo perché ho una connessione scadente. Se mi vedete scomparire non pensate che è maleducazione. Poi non ho dietro i materiali perché non ce la facevo a portarmi dietro tutto. Quindi vi seguo, ma non mi sentirà intervenire. Va bene. Okay? Va bene, grazie. Grazie a te. Io ho avviato la registrazione. Qualora qualcuno poi desidera guardare la registrazione... Io ho fatto la registrazione. Adesso dovremmo traslitterare il primo pada, cioè la prima sezione, la prima riga del versetto 4. Nadia? Allora... Ni? No, la prima. Ah. Allora, aspetta che forse sto guardando la parte... È quello... Il versetto, l'ultimo dei quattro. Ah, ok, scusa. L'hai trovato? Sì, sì. L'ultimo. Alunga. Mu. La. Con Alunga.
Tki Rana La lunga. Ba con la lunga. Sam con la lunga. Poi su Ksham su Kshama con la lunga su Kshma Tara con la lunga e Tmi Ka con la lunga e M senza la A perché c'è il Virama. Il Virama, grazie. E questo è il primo pada. Ok, mettiamo un danda. Adesso, come ovviamente sappiamo, il nostro metodo di lavoro è dividere le parole e risolvere i fatti di Sandy. Cominciamo dalla prima lettera. Io riconosco solo la parola mula. Sì. Però non so come staccare questa lunga iniziale. Allora, stacchiamola a lunga. Ok. Poi, mulat. Ah, è mulat, ok. La stacchiamo da chi? Perché la stacchiamo da chi? È una domanda facile, vero? La stacchiamo da chi? Mulat, perché questo è la desinenza di un... di un ablativo. E quindi, essendo declinato, non può essere componente di un composto, perché la parola è declinata. Quindi... va semplicemente separata. Ah, ok. Va bene? Non può essere neanche amulat, perché qui abbiamo una lunga, quindi non può essere un aprivativo. Deve essere una lunga che ha un suo significato. Quindi amulat, poi abbiamo la parola. Qui sì. È facile. Qui è facile perché conosciamo bene questa parola qui. Quindi stacchiamo. Qui sciogliamo un sandi, questa a lunga diventa una a breve e staccata. Una a lunga della parola abbassa. Qui però la parola kirana non è declinata perché con l'esito in a breve finale è evidentemente una forma tematica.
perché non esiste, una parola in sanscrito che abbia la breve finale salvo il vocativo, però qui non è il caso del vocativo, quindi devo considerarla parte del composto. Kirana Abbasam. Va bene? Passiamo al secondo grafema. Sono due grafemi, questo e questo. Passiamo al secondo. Qui abbiamo già un'indicazione, perché vediamo un esito in alunga T come Torino, e sempre un ablativo. Quindi questa parola qui si stacca semplicemente. Adesso non è importante che capiate di spaccare il capello in quattro. È importante che capiate come metodo, il metodo per procedere qui però io ho fatto un errore. Ho fatto un errore di traslitterazione. Questa parola qui era Ecco, quindi abbiamo diviso Sukshmat, okay. Adesso abbiamo quest'altra parola staccata da questa. Separazione semplice. Qui ci viene in aiuto il fatto di sapere che abbiamo un suffisso, tara. Abbiamo il suffisso tara. Quindi possiamo credere che questa parola finisca qui. Col suffisso su suksh ma tara. Poi abbiamo la parola atma. La parola atma sappiamo che comincia con la lunga, quindi abbiamo un sandhi, questa alunga, che diventa una breve qui in sukshmatara e diventa una lunga in atmikam. D'accordo? Ok. Faccio notare che qui non abbiamo l'anusvara, anche se la parola successiva è cintayet, quindi sarebbe una parola che comincia con consonante, e essendo una parola che comincia con consonante, cintayet, qui andrebbe l'anusvara per regola, ma non c'è l'anusvara. Perché? Perché qui è la fine del pada, c'è il danda, e questo consente di lasciare la nasale dentale, va bene, sonora, M, senza che diventi una anusvara, anche se dopo c'è una consonante. Va bene? Quindi abbiamo diviso queste parole. Qui naturalmente sono obbligato a considerare il composto, perché sukshmatara non è declinato, è finale in a breve. Atmikam, ok? Sarebbe atma con il suffisso ika.
è la stessa parola Atman col suffisso ika. Va bene? Suffisso atmica, che è un femminile, ika è un femminile, e il suffisso ka vuol dire che fa. Qui abbiamo l'accusativo femminile, a lunga M. Ok? Va bene. Allora, adesso traduciamo questa frase, il primo pada, traduciamo. Allora, a lunga può essere più cose, però vuol dire, praticamente è un suffisso che qui sta per conto proprio e in genere viene attaccato al nome, alla forma tematica, però qui invece compare per conto proprio e possiamo considerarlo una specie di preposizione che significa a partire da, a partire a partire da. Poi abbiamo la parola mula, mulat, che è anche questo è un moto da luogo perché è un ablativo e il mula è la base, vuol dire la base, il muladhara chakra, il muladhara chakra che è il chakra che sta sotto le vertebre coccigee praticamente ed è la base dove giace la kundalini. Attenzione alla pronuncia kundalini, perché tutti dicono kundalini, ma la pronuncia kundalini è estremamente sbagliata. Lo dico anch'io, perché tutti dicono kundalini, e se non dici kundalini non ti capiscono nemmeno. Però la pronuncia corretta è kundalini, kundalini. Ripetetevelo anche voi interiormente. Quindi a partire dalla base, dal mula, va bene, dalla base, che sarebbe il muladhara chakra, ovviamente, tradotto in parole povere, kirana vuol dire raggio. O anche raggi, va bene, raggi non si può sapere. Mentre abasam, la parola abasam, noi abasa la conosciamo come una parola che significa apparenza, però vuol dire anche un'altra cosa, cioè anche altre cose vuol dire. E qui in questo caso significa splendore. Allora, volevo controllare una cosa. Vedete, la parola abasa è maschile. Mentre voi vedete che qui abbiamo la desinenza dell'accusativo femminile, singolare, femminile. Questo per quale motivo? Perché questo composto, raggio, splendore, questo composto è un composto bauvrichi, è un tat purusha. È un tat purusha sesta, quindi genitivo, lo splendore del raggio, ma qui possiamo meglio dire dei raggi. E ci riferiamo sempre alla kundalini, va bene? Alla kundalini, che è pura energia, lo splendore della pura energia della kundalini.
La Kundalini è femminile e quindi il composto aggettivale fa un overrule che supera il maschile di Abasa e lo fa diventare femminile. Questa è una cosa che dovete assolutamente memorizzare, che una parola maschile per posizione sintattica, sintattica, grammaticale, diventa femminile. Va bene? Questa è una cosa importante, perché questo è un composto, è un tat purusha sesta, quindi genitivo. Lo splendore dei raggi, lo splendore dei raggi. Io non posso sapere se qui dice raggio o raggi, però penso che dica raggi. E Abasa è maschile, però qui diventa femminile, perché questo è un bauriki. È un composto aggettivale, un composto esocentrico. Va bene? Andiamo al secondo grafema. Sukshmat. Sukshmat è... La parola sukshma significa sottile. Sottile. Va bene? Quindi anche qui abbiamo... È tutto un gioco di ablativi, tutto che viene da, e che va a, perché ci sono gli accusativi. Quindi capite il gioco della frase del tantra? La frase del tantra praticamente è su due fronti. Uno, le cose che vengono da, e quell'altro, quelle cose lì che vanno a, perché gli accusativi sono molto a luogo. Capite? Il sanscrito non è l'inglese, che tu alla parola X corrisponde alla parola Y, fine, poi il significato è quello che è. No, perché qui l'analisi del testo ci sta dicendo che il meccanismo con cui è strutturata la frase è un meccanismo volutamente a due versanti, a due direzioni. Una che viene e quell'altra che va, viene da e va a, perché il gioco degli ablativi col gioco degli accusativi. E questo è linguaggio puro e semplice. Il sanscrito è linguaggio, va bene? È filosofia del linguaggio, non è una lingua piatta, di semplice comunicazione di parole, ma è una lingua di comunicazione di significati. Quindi questa parola sukshmat, che è comunque un ablativo, va bene, significa sottile. Mentre la stessa parola sukshma, perché questo è l'ablativo, quindi c'è la finale a lunga T, mentre la parola sukshma ha questo, come si chiama, suffisso tara. Il suffisso tara è il suffisso del comparativo, quindi è quello che è di più, qualche cosa di più, come quando avevamo detto la settimana scorsa, avatara, ava, che è giù, ava vuol dire giù, e tara vuol dire quella manifestazione divina che più di ogni altra è scesa, si è fatta carico di presentarsi sul piano relativo e empirico, quando il Dharma ha dei cedimenti, viene un po' meno. Va bene, quindi se questo vuol dire dal sottile, questo qui vuol dire il più sottile. Arriviamo il più sottile. E poi abbiamo atmica. La parola atmica è la parola atman con il suffisso ka, che significa che fa. La parola atman, sapete che vuol dire? Intanto, in prima analisi, è il pronome riflessivo
se, se, il se, pronome riflessivo. In secondo luogo vuol dire anche anima, vuol dire il Brahman individuato, identificato nelle forme, eccetera. Però vuol dire anche essenza e vuol dire anche natura. La parola Atman, se volete scrivervelo in un piccolo posticino del vostro cervellino, del vostro cervellone, io ho il cervellino, voi avete il cervellone, la memoria, perché siete più giovani, eccetera. Ma se volete scrivervelo, o anche su un pezzettino di carta, la parola Atman è estremamente polisemica, vuol dire il pronome sé, vuol dire il Brahman nella identificazione, quindi l'anima, no, eccetera, la presenza del Brahman nelle cose, nell'immanenza, vuol dire l'essenza, vuol dire la natura. Quindi qui questo Atmikam, che è sempre l'accusativo femminile, anche questo naturalmente è il nostro Bauvriki, perché si riferisce al femminile, ed è la cui natura, traduciamo con la cui natura. Va bene? Allora, abbiamo fatto il primo pada e abbiamo visto che dalla base, il Muladhara, Muladhara Chakra, va bene, a partire dalla base parte, cioè a partire parte lo splendore dei raggi, quindi la Kundalini, che è la cui natura è di essere più sottile del sottile. Quindi sottilissima, non lo so, perché adesso noi abbiamo con la New Age, abbiamo questa ben chiara, questa distinzione tra il corpo fisico, il corpo sottile, eccetera. Però diciamo che qui siamo a metà del primo secolo circa, più o meno, e non so se avevano questa sofisticazione di come adesso noi interpretiamo la realtà delle cose, che ci sono le cose pesanti, le cose materiali, le cose sottili, le cose spirituali, eccetera. Certo che qui siamo al massimo della smaterializzazione, insomma, cioè della natura spirituale di questa potenza, di questa energia, di questa Shakti, che è la Kundalini. Ricordiamo che la Kundalini non è nient'altro che la Shakti, quindi è la potenza del Dio Shiva. Ricordiamo questo. E naturalmente il Dio Shiva non è qualche cosa che noi possiamo raffigurare, toccare, rappresentare, materializzare, ma dobbiamo considerare, insomma, cioè ci sono questi chakra e queste nadi, se però viene sezionato un corpo, supponiamo, non è che si trovino le rotelline che girano e i fiumi che vanno su e giù con le potenze, niente di tutto questo, è tutto estremamente sottile, come il fiume Sarasvati che scorreva sottoterra e faceva parte della triade, no? dei fiumi, dei fiumi sacri, il Gange, la Sarasvati e la Yamuna, però la Yamuna
e la Ganga, la Ganga, ci sono, si vedono. La Sarasvati era sottoterra, non si vedeva, però contava come se fosse visibile, no? Adesso sembra che abbiano fatto degli scavi che hanno visto che effettivamente poteva esserci il fiume Sarasvati, però non si può sapere. Va bene, allora io adesso cancello, perché intanto vi ho riempito di chiacchiere, in primo luogo, cosa di cui mi scuso perché ogni tanto mi parte la tangente, però poiché vi mando il versetto tradotto, analizzato, eccetera, non ho remore nel cancellare. Adesso andiamo a traslitterare il secondo pada. Nadia? Cintie? Scusa, te l'ho detto sbagliato io. Cintayetam? Sì. Ok. Perfetto. Tvi? Shad? Ka? Un te. Bene. Sha con alunga. Shamya. Tim. Shamyan Tim. Ok. E Bairavo Daya. Bairavo Daya con Visarga. Perfetto, bravissima. Allora, dividiamo le parole. Qui non abbiamo veramente non abbiamo nessunissimo problema, nessunissimo, perché ovviamente abbiamo Cintayet, che è il lottativo, quindi me lo divido. Non c'è bisogno che vi dica che i verbi non partecipano ai composti. I composti sono solamente nominali, non ci sono composti verbali. Va bene? Non c'è bisogno che lo dica. Ça va sans dire, come dicono di là gli antipatici coni. Vabbè, allora, dividiamo ancora le parole. Cintayet, quindi questa qui, tam, è il pronome, me lo metto fuori. Ok? Qui abbiamo dvishat kante. Questa è una parola estremamente problematica. Problematica, va bene? Cominciamo con... partendo proprio dalla prima sillaba, abbiamo dvi, che sappiamo cosa vuol dire due. Poi abbiamo shat è il nominativo del numero 6, che sarebbe shash, il numero 6 è shash, va bene, in forma tematica, il nominativo singolare è shat. Quindi abbiamo dvi, che non è declinato, perché il numero è declinato, ma qui non è declinato, quindi
devo mettere una lineetta per il per identificare il composto DV, poi mi metto il nominativo shut, quindi stacco anche qui per forza, perché è un nominativo, questo è declinato, è declinato, va bene. E poi scusate, ma questa è cerebrale, è una T cerebrale. E poi abbiamo la parola cante. La parola cante, allora, la parola cante, canta, vuol dire piacevole, bello, vuol dire, è un aggettivo, vuol dire piacevole. Ma qui effettivamente non c'entra assolutamente nulla, nulla. Non posso dire che dvi, due, sei, va bene, che praticamente vuol dire 2 per 6, 2 volte 6, vuol dire 12, ok? Dvishat, e però non è 12 volte bello, piacevole, va bene, adorabile, che ne so, ma credo che voglia dire ka ante, ka ante. Sciolgo questo sandi, ka ante. Ante è il locativo della parola anta, la stessa parola di Vedanta, di Vedanta. Vi ricordate cosa vuol dire la parola Vedanta? La parola Vedanta vuol dire la fine dei Veda, la fine dei Veda. Veda allunga anta, Veda anta, la fine dei Veda. La parola anta vuol dire la fine. Qui, essendo una parola che finisce in a breve e avendo l'esito in e, è il locativo di anta. Sciolgo il sandhi, da due a lunghe mi vengono fuori due a brevi e mi divide ka e anta. Ora, il problema di ka è un grosso problema, perché la sillaba ka, che sarebbe anche la lettera ka, è densa di significati, cioè è estremamente variegata come significati, e ne vuol dire molti, va bene? E, ad esempio, in particolare, starebbe a significare, ad esempio, in termini, se fossimo in termini semplicemente linguistici, va bene, riferendoci al nostro alfabeto, in termini alfabetici, ka vorrebbe significare in un certo senso tutte le consonanti, va bene? Da ka a ksha, quando si vuole dire, cioè quello che inizia e anche quello che finisce. E le consonanti sapete che sono le lettere minori rispetto alle vocali, e quindi questo non può essere, perché questo non è il contesto, non è né il contesto alfabetico, linguistico, puro e semplice, né di distinzione tra lettere alfabetiche pure e lettere alfabetiche impure, perché non va bene, ok? Però la parola ka significa anche splendore, quindi l'interpretazione che si potrebbe dare potrebbe essere quella di la fine dello splendore. Qual è la fine dello splendore? Se lo splendore è la Kundalini, dove finisce la Kundalini? Finisce
dove c'è il 12. Il 12. Ma allora cosa vuol dire la fine dello splendore del sottinteso Kundalini, che finisce in qualche cosa che è un 12? Non si capisce, ovvero bisogna ricorrere, naturalmente questo tantra che è Vijnana Bhairava è il testo Mula, cioè il testo base, ok? Bisogna ricorrere al Bhashya, al Bhashya. Allora, cioè al commento. Andiamo a vedere cosa dice il commentatore. Il commentatore dovrebbe, se ha fiato in corpo, diciamo, dovrebbe spiegare cosa vuol dire Divishat Kante, perché altrimenti è un po' oscura come parola, no? Allora, andiamo a vedere il commento. Ci apriamo il Vijnana Bhairava Tantra nella sua versione originale del KSTS, Kashmir Series of Tantric, Kashmir Shaivism of Tantric Series, KSTS, che è il deposito originale dei testi, e vediamo che il Vijnana Bhairava Tantra è commentato da Kshemaraja, ci sarà l'Udiota o una Vimarshini, adesso non mi ricordo bene, di Kshemaraja. Però questo commentario di Kshemaraja si ferma al versetto 22. Dal versetto 23 in poi il commento di Kshemaraja è andato perduto e viene riportato nel testo ufficiale del Vijnana Bhairava Tantra, viene riportato il Bhashya di un altro commentatore, che si chiama Shivopadhyaya. Shivopadhyaya, va bene, scrive un altro commento perché non c'è più quello di Kshemaraja, e in corrispondenza del versetto 28 Shivopadhyaya scrive scrive così, va bene? E poi c'è questa parola Samyantim, che non scrivo per non perdere tempo. Allora, nel commento di Shivopadhyaya troviamo questa definizione.
che dice praticamente chi dri shim, chi dri shim Zara, Kidrishim, Dvi, Shat, anzi Shad, lui scrive Shad. Kante. Vada, Shantè. Perfetto. Allora, praticamente scrive nel commento, scrive Kidrishim Dvishad Kantè, qui mette la D al posto della T, della T cerebrale, mette una D, ma la parola è quella praticamente, perché tanto in pratica Shad in realtà ci sta solamente perché lui considera una parola unica e quindi non fa venire fuori il nominativo, ma mette una D al posto della T, ma la D sappiamo che non può starci, ma lui ce la mette lo stesso perché considera una parola unica. Comunque questa parola qui, Dvishat Kantè e Dvishad Kantè, sono la stessa parola, e spiega Kidrishim, che significa praticamente che, scusate se dico una parolaccia, vuol dire, ma che lui praticamente, Shiva Padhyaya dice, ma che cazzo vuol dire Dvishad Kantè, Kidrishim, che cazzo vuol dire, cioè, ma che cazzo di parola è questa qui, cioè gli suona male anche a lui, no? E allora lui dice, questa parola qui che non si capisce che cos'è, in realtà significa Dvada Shantè, e quindi lo Dvada Shanta che è il chakra che sta a 12 dita sopra la testa delle persone, dove finisce la Kundalini, e lo Dvada Shanta è una parte dentro la testa, una parte fuori lateralmente, orizzontalmente, e poi c'è lo Dvada Shanta supremo, para Dvada Shanta, che è 12 dita sopra praticamente quello che io penso sia il Sahasrara, va bene? E il Sahasrara, il chakra dei mille petali, va bene, dei mille, e lo Dvada Shanta, il chakra dei mille raggi. Sono due impostazioni diverse, probabilmente non ci sono tutte e due, c'è o l'una o l'altra, però se vogliamo vederle tutte e due insieme possiamo pensare che lo Dvada Shanta sia 12 dita sopra il Sahasrara chakra, va bene? Ecco, niente, e quindi per capire questa parola non si sarebbe potuto capirla se non fossimo andati a vedere il commento sul testo originale depositato al KSTS. Kashmir Shaivis of Text and Studies. Questa è la traduzione di KSTS.
Kashmir. Series of text and studies. Va bene? KSTS. Kashmir series. Scritto da Cani. C'è scritto series of texts and studies. KSTS, il deposito dei testi tantrici, dei testi del Kashmir, praticamente, cioè dello shivaismo del Kashmir. Allora, ritorniamo al nostro mula, dopo aver fatto un'incursione nel Basha, abbiamo ascoltato il Bashakara Shivopadhyaya con il suo cancello, perché tanto vi mando tutto, avrete tutta questa documentazione nel foglietto, nel breve file che vi manderò, va bene, dove ci spiega appunto che questa parola Dvishat Kante non vuol dire nient'altro che Dvada Shanta. Andiamo avanti con la nostra traduzione, con la nostra divisione delle parole. Abbiamo Shamyantim, questo non cambia. Qui ovviamente Bhairava, abbiamo un Sandhi, abbiamo il signor Sandhi, Bhairava, o diventa Avisarga, davanti alla sonora dentale, breve, e però la O diventa praticamente U, la O diventa A e poi diventa U, d'accordo? Anzi, non c'è neanche il Visarga, qui, è solo la O che diventa A e diventa U, perché questo non è nient'altro che un composto, va bene? È un composto, quindi Bhairava non è declinato, Udaya. Andiamo alla traduzione, abbiamo diviso, abbiamo risolto i sandhi, e Cintayet è il nostro ottativo, che significa, la radice di questo verbo è cint, la radice cint che è della decima, e qui abbiamo che fa cintayati, e qui abbiamo il presente ottativo, la terza persona. E cint è la radice di pensare, e quindi la traduzione di cintayet è si pensi. Io scrivo ci si concentri. Su che cosa? Semplice, qui è tam, la kundalini, su che ci si concentri, l'accusativo, però qui noi dobbiamo dire, allora, o dico si pensi a lei e sembra un dativo, oppure ci si concentri su di lei e sembra un locativo, ma in realtà cint regge l'accusativo, per cui se scrivo ci si concentri, scrivo su di lei, va bene, però è un accusativo, è l'accusativo femminile singolare, metto la L maiuscola. Se si concentri su di lei, e poi abbiamo la nostra Dvishat Kante, ok, che appunto dobbiamo assolutamente considerare Vada Shanta, non lo traduco nemmeno, Vada Shanta,
Dodvada Shanta, qui è naturalmente è all'ablativo, Kante, Dvada Shante, lo dice anche Shivopadhyaya. Poi abbiamo questo Samyantim. Samyantim è la radice di questo verbo è sham, che è della quarta, che fa shamyati. E shamyantim non è nient'altro che il derivato, questo non è un verbo perché è declinato, quindi è un nome, non è un verbo, ma ho citato il verbo perché questo qui è un derivato dal verbo e quindi devo considerare che questo qui sia praticamente il verbo sham al participio e quindi comunque rimane un verbo, ma poiché è un verbo, il participio presente shamyanti è il participio presente è declinato, tutti i participi sono declinati, il participio presente, il participio passato, eccetera, il participio futuro, eccetera, sono tutti declinati. E qui abbiamo naturalmente sempre il nostro accusativo femminile, va bene? Quindi, poiché il verbo sham significa pacificare, e qui posso tradurre con essere pacificata. Va bene? E qui abbiamo questo composto Bhairava Udaya. Bhairava non lo traduco, scrivo solamente Bhairava, il dio Bhairava, ipostasi di Shiva, il terrifico, e poi abbiamo Udaya. Udaya è sempre un verbo, è sempre un derivato, va bene, dal verbo i, che vuol dire andare, il verbo i, andare, e naturalmente che cosa succede? Succede che la radice i, che il paradigma è eti, la radice i che è della seconda, forma il derivato mettendo il prefisso ut, che a differenza dal latino che vuol dire affinché, qui invece ut vuol dire andare in alto, va bene, poi davanti alla vocale comunque prende la D per sandi interno, e poi ovviamente abbiamo la vridazione di I che diventa a Y davanti alla vocale A e poi prende la desinenza del nominativo, va bene? Abbiamo la desinenza del nominativo. Questo per quale motivo? Perché il derivato, la I vrida in a y, perché vi ricordate l'apofonia della i è i e a i a y, va bene, e quindi la i vrida in a y. Poi però devo aggiungere
il suffisso del primario di azione a breve e devo declinarlo e mi viene fuori il derivato udaya. Udaya cosa vuol dire? Vuol dire che va, vuol dire qualche cosa che va in alto e quindi possiamo scrivere emerge. Ricapitolando, ci si concentri su di lei, la Kundalini, quando arriva nello Dvadashanta, cioè in quel chakra che è 12 dita sopra la testa, va bene? A quel punto, essendo pacificata, allora Bhairava emerge, va bene? Questo cosa sta a significare? Vuol dire semplicemente una cosa, che questo messaggio è indirizzato a chi fa yoga, va bene? A chi fa yoga. Viene data una grande importanza, secondo me, assolutamente sproporzionata, sopravvalutata, va bene, inflazionata, va data una grande importanza alla struttura sottile delle potenze, delle energie che attraversano il corpo. E per questo mi intendo i chakra, le nadi e via discorrendo, va bene? Ma il versetto del Tantra, attenzione, perché voi dovete capire dove c'è la conoscenza, da dove viene fuori la conoscenza, non da quello che dicono tutti, perché tutti dicono, tutti i maestri, gli insegnanti di yoga, gli insegnanti dei corsi di formazione per insegnanti di yoga, e ripetono sempre le stesse musiche, le stesse cose, tutto un sentito dire, un ripetere, cioè, ma nessuno va a vedere gli originali. Nell'originale c'è la verità. La verità è nell'originale. Cosa ci dice il Tantra? Cosa dice il Tantra al praticante di yoga? Gli dice: caro amico che tu, caro amico yogin e cara amica yogini, va bene? Stai attenta perché tu dai grandissima importanza alla Kundalini, cioè alla Dea, alla Shakti, alla potenza, all'energia. Tu dai in grandissima importanza alle Nadi, la Ida, la Pingala, la Santa Maria, no? E la Sushumna. Tu dai importanza a queste cose, ai chakra, ai sette chakra, tutto qua, Lam, Yam, Ram, Nam, Kam, Ya, Sham, eccetera, tutto bello, tutto importante, ma ricordati che è solo quando la Kundalini finisce, cioè nello Dvadashanta, che praticamente esce dal corpo e si congiunge con l'energia universale che è Dio, solo in quel momento lì in cui la Kundalini è pacificata e quindi non ha più i suoi effetti sul corpo, sulle sensazioni, sulle emozioni, su tutto quello che può essere la pratica yogica, eccetera, di meditazione, alziamola questa Kundalini, ma è solo quando la Kundalini finisce che emerge Bhairava, emerge il Dio, solo allora. Questo è una cosa che solamente chi ha tradotto dall'originale, lui l'ha tradotto, non la Silbird, non Jaideva Singh, non la Sironi, non quello là di Bologna, non faccio il nome, cioè
non quelli lì, non Osho, non hanno capito niente, non capiscono niente. Perché non capiscono niente? Perché non hanno capito cosa c'è scritto nel sanscrito. Devono capire, dovete capire quello. Voi studiate sanscrito non perché dopo dite «Ah, ma io so il sanscrito». No, non è quello lo scopo. È che il sanscrito vi dà la comprensione, perché vi permette di entrare nella stanza dei bottoni della conoscenza con la C maiuscola. Perché solo il testo originale, dopo che ci avete lavorato su ore, ore, giorni, dovete farlo depositare dentro di voi, farlo riemergere alla vostra coscienza, farlo lavorare dentro di voi. Solo allora avete capito la verità. E prima tutti quelli che hanno detto hanno ripetuto i sentiti dire, hanno ripetuto quello che hanno capito loro, ma quello che hanno capito loro non è quello che capite voi. Quello che capite voi è quello che voi vi siete impegnati studiando il sanscrito. È per quello che io continuo a dire: chi non è interessato allo studio del sanscrito, lo dica, io lo tolgo dalla room, va bene? Perché il sanscrito non è come andare a vedere il telefilm on demand, non è così. Io mi guardo il video di Purna che fa la lezioncina sul sanscrito, va bene? E mi sono guardato il video come se mi guardavo il Tenente Colombo, non so, o Kojak, parlo dei telefilm dei miei tempi. No, ma non è così, non è così. Voi studiate il sanscrito non per farvi belli, per aumentare la mongolfiera, non è quello, la mongolfiera va sgonfiata, ma perché va sgonfiata la mongolfiera? Perché la mongolfiera è piena di precomprensioni che vanno azzerate, e la conoscenza va attinta solamente dalla sorgente da cui viene fuori in maniera originale. Quindi chi è qui all'ascolto di questa serata, va bene, e chi guarderà questo video, sappia che se tiene duro e resiste nel continuare a studiare il sanscrito, i benefici che ne riceverà saranno impegno 1 o impegno 10, benefici 1000, 2000, 1 milione, 1 miliardo, 1 miliardo, perché vi permetteranno di capire quello che gli altri non sanno e che solo voi saprete. Questo vi volevo dire, questo è il mio messaggio. Tenete duro voi che state studiando, non mollate. Lo so che è difficile, non è facile questo versetto. Sembra stupido, parla di che cosa? Ah, la solita Kundalini, ah, i soliti chakra, ah, le solite potenze, ah, ma chi se ne frega? Ma che cazzo contano quelle lì? Ma che cavolo vogliono da noi? No, no. Questo è un versetto importante, è importantissimo, perché ci squarcia un velo, ci apre un orizzonte, ci fa capire degli scenari che altrimenti noi non potremmo, a cui noi non potremmo accedere se non andando ad attingere alla forma originale, che è il mula, e dove non si capisce il mula si va a vedere il bascia. Adesso, se volete parlare, potete dire qualche cosa e mi farebbe piacere sentire i vostri punti di vista. Sì, io sono d'accordo su quello che hai detto, che bisogna leggere più che altro è proprio questo lavoro di traduzione che ti permette di capire meglio le frasi. Invece Purna, io volevo dirti quel Cinta Yet, tu l'hai
Cioè, l'hai pensato, l'hai tradotto come concentrarsi, perché cint, il dato di cint è pensare, Esatto. e poi yet è sicuramente l'ottativo. Però a me sembra molto concentrato, cioè la parola è, non so, il mio pensiero. Il concentrato io lo vedo più come un vocabolo dove si esprime qualcosa di concettuale. Invece, non è questo cintayet, non è qualcosa, non come. Io non trovo il vocabolo giusto, lo sai che non sono così brava, ma nel senso di assorbire, ma assorbire non con, perché non si può assorbire concettualmente, bisogna assorbire con la coscienza. Non lo so, non si può trovare un verbo, cioè un'altra parola, non so, è. A me ha fatto ci si concentri, ma se ci si concentri vuol dire col mentale. E qui non è un pensiero, non è un concetto mentale. Tu non lo pensi? Per te il concettuale è anche qualche cosa, un assorbimento coscienziale? No, qui Monica siamo nell'ambito stretto delle pratiche yogiche. Quindi tu sai che nella Ashtanga Yoga, codificata da Patanjali, Sì. abbiamo gli ultimi tre Anga, gli ultimi tre mezzi, sono Dharana, sono Dhyana e poi sono Samadhi. E il Dharana cosa vuol dire in italiano? Infatti, il Vijnana Bhairava sostanzialmente sono dei mezzi per concentrarsi sulla rappresentazione che il Dio Bhairava dà di se stesso. Cioè, Vijnana vuol dire la conoscenza analitica. Sì. Bene, possiamo considerarla una conoscenza analitica profonda, profonda, una conoscenza analitica profonda di Bhairava, Vijnana, Bhairava, Tantra. E la dea chiede al Dio, tu che bla bla bla, sai tu, spiegami che cos'è, come si fa per realizzare Bhairava. Allora Bhairava risponde e dice, ah, ma tu. Giusto perché me lo chiedi tu, Dea, bla bla bla, io adesso te lo dirò. E come fa a dirglielo? Glielo dice attraverso i 112 mezzi di concentrazione, che sono le Dharana. Quindi è già contestualizzato questo Chintayet. Tant'è che, ad esempio, la Shilburne dice, con se concentra, sur cette énergie du souffle, eccetera, splendissante, eccetera. Questo dice la Madame Silberne. Dice così sul suo documento. Ah, non ho. Mentre invece Jaideva Singh dice meditate on the Shakti arising from the Muladhara Chakra. Quindi la Silberne dice ci si concentri, e mentre Jaideva Singh Dice, dice ecco, meditate, vedi, perciò, vedi che meditate. c'è, vedi che per me lì c'è una grande differenza, perché tra il meditare, probabilmente si deve pensare, io adesso stai leggendo così, dico, concentro, cioè l'unica non avrei, ecco, non avrei perché mi porta il mio, come devo dire, la mia percezione. Non mi porta a una meditazione, ecco.
per quello che dicevo, un assorbimento, non si può dire cintayet, un pensiero. Allora, l'assorbimento appartiene al samadhi. Vedi che l'acid burn è molto più fedele al contesto, alla contestualizzazione, dice ci si concentri. Mentre invece Jayadeva Singh e anche la Sironi vanno oltre la Dharana e parlano di meditare, che siamo già nell'ambito di Dhyana. Sì, è già un altro stadio, sì. È già un altro stadio superiore, sì. Mentre non viene preso in considerazione il Samadhi, perché questi mezzi sono mezzi di natura esperienziale, cioè il tantra è qualche cosa che si fa, non qualche cosa che si evita di fare, capisci? Tu devi vederlo, proprio la filosofia del tantra non è tanto in qualche cosa in cui tu, come il Pratyahara di Patanjali, in cui tu ritiri i sensi dalla realtà. Sì. Il tantra non è qualche cosa che ti dice che tu non devi fare determinate cose. Il tantra è quello che ti dice tu devi fare quelle cose lì. E allora, poiché il samadhi praticamente è un distacco totale dalla realtà, diciamo, ordinaria, no? Per sì, entrare sì. nell'assorbimento profondo, sì. Nel divino, no, non è non, il samadhi non fa parte del vocabolario tantrico, mai. Il tantra ti dice devi fare quella roba lì. Allora, qui la contestualizzazione è concentriamoci, pensiamo. Cintayet vuol dire pensate. Si pensi, oppure ci si concentri. Perché ci si concentri? Perché la parola dharana vuol dire concentrazione. E allora è più attinente. E gli altri invece usano meditate su questa roba qui. Però anche la meditazione, tu capisci che la meditazione, essendo di due tipi, con seme e senza seme, anche la meditazione. O tu mediti su qualche cosa e allora è una sorta di concentrazione, Sì, esatto. come vuole il tantra. Se Sì. tu invece mediti senza seme, cioè una meditazione advaita praticamente, Sì. ti lanci di più verso la possibilità, la potenzialità del samadhi. Va bene? Ecco, però il tantra non è sul versante del samadhi, ma è sul versante di fare qualche cosa, di far fare qualche cosa alla testa, al pensiero, quindi di concentrarsi su quella roba lì. Perché se tu vuoi vedere Dio, non puoi vederlo chiudendo tutto. Devi tenere un canale di comunicazione. Sì, questo sono d'accordo. E certamente il canale di comunicazione è la mente. È la Sì, però, mente, perché tu non puoi altro che pensarlo. Tu puoi pensarlo, Dio. Nel momento in cui tu non lo pensi più, Dio, tu non puoi più percepirlo. Diciamo che hai un vantaggio notevolissimo perché tu realizzi di essere Dio, ma Esatto. lo realizzi non perché lo pensi, lo realizzi perché quella è una realtà. È una realtà trascendente, apodittica, va bene? Sì, Che è quello che abbiamo fatto con Abhinava Gupta sul Tantra Loka, che nel momento che tu lasci la parte concettuale, tu entri puoi tu entrare nell'energia di Vairava, ecco. E io era per quello, pensavo che andare sopra, che la Kundalini va sopra le 12 dita, sopra il chakra, il più alto, voleva dire arrivare alla realizzazione. Vuol dire arrivare lì? Penso di sì. All'illuminazione. Vuol dire che tu che pratichi yoga e fai pranayama, va bene, e fai questo lavoro di risveglio della kundalini, il Sì. passaggio della kundalini da tutti i chakra, Sì. eccetera, no? Tutte queste cose qui.
vuol dire che non ti porta a realizzare Dio, perché Dio lo realizzi quando la Kundalini finisce. Allora, se la Kundalini finisce, allora emerge Dio, ma finché c'è la Kundalini non c'è Dio, perché tu sei sostanzialmente connesso con la Kundalini. Non è che sia una diminuzio capitis, cioè non è un arretramento, non è un qualche cosa. No, di, no, anzi, da... anzi è un... cioè, è stupendo. Sì. Stupendo. Sì. Però non è lo scopo, non è lo scopo del tantra. Il tantra è non duale. Il tantra è non duale e quindi ti dice concentrati sul fatto che dove finisce la Kundalini, tu allora in quel modo realizzi Bhairava. Sì, sì. Cioè è un messaggio che, ti giuro, mi fa venire la pelle d'oca, mi viene da piangere. Sì, è stupendo, no? È stupendo. Cioè è una spiegazione epocale per chiunque, per qualsiasi persona che è in questo mondo, naturalmente. Perché dobbiamo, qui stiamo parlando tra di noi, tra persone che studiano yoga, che praticano yoga, eccetera. Sì. Perché agli altri non dice nulla questa roba qui. Sì. Anche Einstein ha detto che materia ed energia sono la stessa cosa, sono convertibili. Affinché siamo nelle energie, Kundalini stessa è sempre prana. La differenza fra prana e energia materiale la vediamo con i cibi. Il prana è la vita. Quindi, che so, un cibo surgelato ha le stesse proteine, vitamine e sostanze di un pesce fresco. Però non ha l'energia pranica, è senza prana. E quindi c'è una differenza fra prana, energia e materia. Apparentemente, ma è il mondo del Dio che è fatto di energia. Ma non è il Dio, solo dopo l'energia c'è Dio. Quindi, non lo stesso senso dell'io, quando noi ci concentriamo nel Dvadasanga, come hai detto che si pronuncia Dvadasanga. Esatto, Dvadasanga. Noi cosa speriamo? Che il senso dell'io sparisce. Sì. Che il senso dell'io già ce l'abbiamo in tutti i chakra. E ricordiamoci che l'io è un senso, è la mente, è il capo di questa sensorialità, non sensualità. Il capo è l'io. Quando noi ci concentriamo nel Dvadasanga, in automatico siamo proprio alla fine dell'energia, perché siamo alla fine dell'io. E sorge l'io universale, che alcuni lo chiamano Ishvara, altri con altri nomi, eccetera. Anche là poi bisogna andare oltre questa mente non catturata dall'io, ecco, non che è come un biberò da questo latte universale. Bene. Stupendo. Stupendo, benissimo. Io vorrei sentire anche qualche altro parere, ma desidererei chiudere qui questa serata. Chiudiamo 5 minuti prima. Siamo rimasti noi tre. Forse aveva problemi di connessione. E poi comunque rimarrà la registrazione per quelli che desidereranno vedere questo video.
Scusa Purna, quando è la prossima? Allora, domani sera abbiamo il corso Iniziati, che prevede un po' i nessi consonantici da un lato, ma soprattutto la galleria spirituale, cioè la lettura esoterica dei quadri della nascita di Venere, della primavera, dell'Annunciazione di Botticelli, che ci farà appunto Maria Carmela. Sì. E Quindi domani sera alle 9 ci ricolleghiamo tutti quanti. ma il corso di avanzati quando sarà? Fra 2 settimane, al martedì? Fra 2 settimane. Ok, grazie. Comunque io ci tengo a dire che domani farò solo qualche accenno di interpretazione mia personale, perché non voglio togliere a nessuno il piacere di scoprire da soli certe armonie e la buddhi, cioè l'intuizione personale. Cioè vale più lo sforzo personale per cercare di capire che non un qualcosa di svelato. Ecco, e quindi dirò. Sì, però ci vuole, però Maria Carmela, ci vuole una guida. Va bene, cercherò di comunicare quel che posso, però io direi magari che so, prima facciamo la lezione e poi non voglio togliere tempo alla lezione. Va bene, facciamo metà lezione con i nessi consonantici, quelle robe lì. L'esercizio e poi l'altra metà la fai tu, va bene? Va bene ragazzi, ok. Però non togliamoci la lezione, soprattutto per me, perché io sono una principiante rimasta, perché ho dovuto interrompere troppe volte, questa volta guai a chi mi blocca, perché le varie volte sono stata bloccata. Questa volta non intendo, con tutto che ho ospiti a casa, eccetera, voglio continuare. Grazie comunque per una delle cose meravigliose che ci insegni sempre. Grazie. Grazie a voi. Buonanotte. Grazie mille, grazie a te, grazie, buonanotte. Ciao ciao, Grazie, grazie. buonanotte. Buonanotte.